il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, con 35 voti a favore, la risoluzione per l'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità delle persone con disabilità. Una risoluzione che impegna la Giunta ad attivarsi per avviare un'interlocuzione col Governo finalizzata ad una proposta di legge che introduca la figura dell'assistente all'emotività per le persone con disabilità. Ma intanto sono davvero felice e orgoglioso che l'Assemblea legislativa tutta all'unanimità, su proposta del collega Jacopo Melio, abbia deciso di votare una risoluzione che pone grande attenzione al tema della sessualità, dell'affettività nei disabili con forme gravi. C'è una norma, una proposta che ferma da troppo tempo in Parlamento. Noi abbiamo la necessità di scuotere le coscienze e gli animi. Questa è una norma di civiltà. La Toscana è una terra che negli anni di queste battaglie è stata sempre promotrice. Io mi auguro davvero che noi facciamo la nostra parte mettendo in campo tutte le risposte che possiamo, ma che una norma che sia comune a tutte le ragazze e ragazzi disabili su questi temi a livello nazionale possa vedere finalmente la luce. È una norma di civiltà questa. L'atto di indirizzo è stato presentato dalla Commissione Sanità, come ha spiegato, illustrandolo in aula, il presidente Enrico Sostegni. Noi come Commissione avevamo avuto dal Consiglio l'indicazione di affrontare una mozione a prima firma Melio che affrontava appunto il tema della sessualità e dell'affettività delle persone con grave disabilità. È stato un lavoro abbastanza intenso che ha coinvolto la Commissione in più sedute, abbiamo fatto audizioni, discussioni importanti alla presenza anche del consigliere Melio e questo ci ha permesso di evidenziare come davvero si tratta di un tema sul quale c'è un velo di ipocrisia molto ampio che parte dall'idea che le persone disabili siano persone asessuate, che non hanno bisogno di un'attività sessuale, erotica, di attività di affettività. E allora questo viene scaricato tutto sulle famiglie, sui genitori, sui caregiver che da soli si trovano a affrontare questo tema. Con questa risoluzione, abbiamo quella mozione, l'abbiamo fatta decadere e abbiamo fatto una risoluzione di commissione, che per fortuna poi l'Aula ha approvato all'unanimità, noi diciamo una cosa importante, cioè che a livello nazionale con una legge e anche la Toscana inizi a fare un'azione che porti allo sviluppo di un assistente all'affettività e alla sessualità, che non è un sex worker, è una persona esperta che sa come affrontare questi argomenti e può affiancare la persona con grave disabilità, le famiglie e i caregiver e non lasciarli soli. È un grande servizio di civiltà e noi speriamo che dopo la risoluzione questa regione, oltre a porre il tema in conferenza Stato-Regione, possa velocemente dare avvio all'elaborazione, alla messa in piedi di un servizio di questa figura, che è una figura che certamente ha un compito importante, che è quello di affrontare i temi e di non lasciare le famiglie caregiver da soli. Io voglio ringraziare il consigliere Melio perché non è che ha portato all'attenzione e ha, come dire, scoperto un vaso di Pandora, ha proprio alzato un velo. Cioè, tutto quello che noi sappiamo ma che non abbiamo mai avuto di affrontare nelle aule. Il fatto vero è che noi non siamo ciò che appariamo, ma siamo ciò che siamo. Siamo tutti uomini e donne, siamo tutti carne e sangue, siamo tutti persone pregne di sentimenti, di emotività e di necessità. Questa risoluzione è una risoluzione importante che porta nell'Aula, e devo dire recepita da tutti, passata un voto all'unanimità, un tema che è importantissimo, che è la questione dell'affettività e della sessualità anche di chi vive condizioni che non sono pari, diciamo, a quella normalità che noi tutti andiamo conoscendo e professando ogni giorno. È una risoluzione importantissima, spero che non resti solo carta ma che abbia un seguito vero, perché è giusto affrontare questo tema, ma soprattutto è giusto riuscire a dare delle risposte. È un pochino più particolare la proposta fatta, perché si parla della sessualità e della affettività. Sono due concetti che possono essere uniti, ma possono anche essere intesi estremamente, diametralmente opposti. Perché è ovvio che chi ti insegna la sessualità, va bene, è facile,
Chi ti insegna l'affettività è altrettanto facile se te ne vuole di affetto, ma cercare di capire l'affettività e farla diciamo, insegnare l'affettività da parte di qualcuno che lo fa per lavoro, prendendo del denaro, come è giusto che sia il suo lavoro, diventa un po' problematico. Indubbiamente questa legge, che parte da una mozione, quindi è stata sviscerata approfonditamente, è un qualche cosa di innovativo, perché mette al centro un problema che finora in maniera ipocrita è sempre stato tenuto un pochino ai margini. Però adesso dobbiamo vedere come verrà tradotto in pratica, perché la Regione Toscana è un paperwork, cioè riesce a scrivere tutto lo scrivibile, ma poi a portare in pratica ben poco di quello che scrive. Torna anche quest'anno, fino al 13 ottobre, l'appuntamento con Boccaccesca, 26esima edizione. La tradizionale rassegna enogastronomica ospitata a Certaldo è stata presentata nel corso di una conferenza stampa al Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso. Un'importante iniziativa che fa più bella la Toscana, ha commentato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Boccaccesca è una di quelle iniziative che ormai da 26 anni fanno più bella la nostra regione. Boccaccesca è un augurio, un invito a vivere un buon autunno da parte di tutta Certaldo. È un po' la rappresentazione attraverso il cibo dell'identità culturale di un territorio. È un lavoro portato avanti da tanti anni, con impegno, passione e dedizione, una di quelle iniziative che è cresciuta con il tempo e che già innovava 26 anni fa, era qualcosa di unico, di diverso. Oggi ci sono tante iniziative che provano a replicare Boccaccesca, ma la bellezza di Certaldo, la sua capacità di saper attirare turisti da tutto il mondo, rende ancora più bella questa iniziativa. Buona Boccaccesca a tutti. A rappresentare il territorio, il consigliere regionale Enrico Sostegni. Certaldo Alta vale una visita di per sé, perché è un borgo conservato in maniera perfetta, vivo, con l'attività, e quindi è sempre una bella meta. Nell'occasione di Boccaccesca è una meta che ci permette di conoscere l'enogastronomia toscana e non solo, e c'è spazio per i paesi gemellati con Certaldo, quindi è una grande davvero occasione per conoscere nuovamente, attraverso un luogo tipico della Toscana, quelle che sono le tradizioni e le caratteristiche sia legate alla produzione del vino che alla produzione del cibo della nostra regione. Ci sono momenti per i bambini, momenti di divertimento, c'è il mercatino dell'artigianato, insomma una bella occasione per vivere in questi giorni, dal giovedì alla domenica, Certaldo Alta, certamente un'ottima occasione per partecipare a Boccaccesca. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, l'assessore allo sviluppo economico Simone Scardigli, Franco Brogi, presidente Fiepet Confesercenti Firenze, e il direttore artistico di Boccaccesca Claudia Palmieri. Si viene a Boccaccesca senz'altro perché c'è questa offerta enogastronomica, però venire a Boccaccesca significa anche venire a Certaldo, venire in un paese che è inquadrato bellissimo di suo all'interno della Val d'Elsa, che a mio avviso merita di essere valorizzata molto di più da un punto di vista turistico rispetto all'attuale valorizzazione, tant'è vero. Uno dei miei punti cardine del programma è quello proprio di portare avanti un discorso di questo genere. Quindi il Comune di Certaldo sponsorizza Boccaccesca, proprio perché Boccaccesca è un modo di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del Comune. Boccaccesca si rinnova, nuovamente praticamente avremo 4 giorni nel nostro borgo, una festa che coinvolge i 5 sensi, perché Boccaccesca è la festa dei 5 sensi, è la festa del gusto, dello sfatto, del vedere, del sentire. A Boccaccesca la tradizione e l'innovazione si fondono e danno vita a dei laboratori, a degli arti, a dei saperi enogastronomici del territorio e non solo. Abbiamo l'esperienza dei nostri gemellaggi che verranno a presentare i loro prodotti, ma anche le nostre realtà del locale che presenteranno i loro prodotti e le loro eccellenze.
Boccacesca è questo, Boccacesca è gusto, è la passione, è vivere il borgo 4 giorni intensamente. Questa è la 26ª edizione di Boccacesca, sull'onda del successo dello scorso anno cerchiamo di riproporre gli stand enogastronomici da tutta Italia arrivano e quindi saranno oltre 50, quindi le eccellenze enogastronomiche della nostra regione e non solo. Tante novità. Io da ormai da 26 anni faccio Boccacesca perché sono la mamma, fra un po' la nonna, sinceramente. E ora Boccacesca è veramente, si è rinnovata e questo mi fa un gran piacere perché il nuovo fa sempre piacere, come diceva D'Alessio, se il nuovo incontra la tradizione è vincente. Ecco, io penso che Boccacesca sia vincente proprio per tutto quello che ha, la tradizione e il nuovo. Il nuovo è la musica, lo spettacolo per le strade, quindi ogni visitatore potrà gioire non solo degli odori, dei sapori, di tutto quello che è il cibo, ma anche proprio la musica, la vista, quindi questo nuovo, questo collegare il bello non solo del cibo e del vino ma anche con quello che è spettacolo è il nuovo, quindi questo connubio sicuramente sarà vincente. Una mostra dedicata alla scultura teatrale di Jonata Francesconi, ospitata a Palazzo Bastoggi fino al 18 ottobre, quella inaugurata alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. Palazzo Bastoggi, il Salone delle Feste, il luogo forse più bello del Consiglio regionale della Toscana, ospita una mostra di livello che lega la Toscana con la sua storia, la tradizione della carta pesca, con Viareggio, con il Carnevale, e questo è un luogo che vedrà esposta questa mostra per alcune settimane, Gesto e Materia di Francesconi, un artista toscano doc che espone le proprie opere. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto presenziare, ospitare come nei propri palazzi, questa come tante altre iniziative per dimostrare quanto gli artisti toscani possano sentire un luogo proprio, quello del Consiglio regionale, per esporre le proprie opere. In esposizione opere che illustrano 40 anni di attività dell'artista, che ha animato con le sue creazioni la vita culturale e sociale della Toscana, a partire dal Carnevale di Viareggio. Io sono un sognatore che sogna delle cose che poi le realizza e spera di essere come il sogno, ma il sogno è molto più profondo e volatile. La mia arte io già non mi sento, perché mi sento un artigiano, uno che lavora con le mani, quindi un qualcosa di più vitale, più carnale. Sento di esprimere delle sensazioni come ho sempre fatto da quando faccio delle cose, dal Carnevale, che ho avuto tanta un'esperienza a 32 anni, e alla scultura, un qualcosa che viene dal dentro. Prima le scrivo, mi annoto delle cose. Poi certe volte mi piombano addosso e dicono: via, mettiti lì e fai qualcosa. Ecco, quindi il sapore del lavoro viene giorno per giorno. All'inaugurazione erano presenti l'autore, la curatrice della mostra Irma Morieri e la storica dell'arte Daniela Pronesti. Qui i visitatori avranno l'occasione di vedere condensati 40 anni di attività del maestro Jonata Francesconi, quindi sculture da quando aveva 16 anni ad oggi, materie completamente diverse e che esprimono intanto proprio una doppia anima, un eterno e un effimero che pervade tutte queste opere di materiali anche diversi, perché incontriamo i bronzi, incontriamo la carta pesta, incontriamo il legno e figure fondamentali come Pinocchio, Petrusca, abbiamo davvero rappresentati il cavaliere inesistente, quindi la cultura che ha attraversato la vita poi dell'autore. Quindi ho avuto il piacere di poter curare questa mostra ed è stata una grande gioia poterla attraversare insieme a lui. Quella che inaugura oggi a Palazzo Bastoggi è la mostra di un grande artista,
artista toscano, non solo scultore, ma anche artista del teatro di figura e del Carnevale di Viareggio. Una mostra che racconta le sue tante vite d'artista e come le esperienze maturate nel corso della sua lunga carriera trovino nella scultura una sublimazione. Quindi sono opere, quelle esposte qui a Palazzo Pastoggi, che raccontano dell'immaginario poetico che Jonathan Francesconi ha costruito, ha elaborato nel corso dei suoi tanti anni di lavoro, con riferimenti che vanno appunto al teatro di figura, alla commedia dell'arte, a grandi classici della letteratura italiana e soprattutto che richiamano l'attenzione su gesto e materia come valori fondativi della scultura.